incontro e dà occasione per cogliere ancora degli spunti, discutere e riflettere su cambiamenti che sono importanti, che sono in atto nel settore turistico e anche fra i suoi operatori. Mi riferisco naturalmente in primis al progetto di riforma che dopo, devo dirlo, un lungo e impegnativo percorso è ormai pronto per partire, per concretizzarsi, grazie soprattutto al paziente e costante lavoro di tutti gli attori del settore che fin da subito abbiamo voluto coinvolgere per giungere a una proposta che fosse solida dal punto di vista non solo tecnico, ma che fosse anche condivisa il più possibile nell'impostazione, nelle modalità e nei suoi principi in fondo fondanti. Con la prima trattanda, la nomina degli scrutatori. Penso che come al solito non ci saranno proposte. Dai che vi provo un po'. Allora, fate due proposte per due scrutatori. Mamma mia, volontà. Allora, c'è Mano Mattei e... Ah, c'è una proposta. Una proposta per far da scrutatore. Nascosto lui, tira le fila da dietro. Per le altre righe, le prime quattro Germano e poi le ultime. Allora chiedo. Statistica e i dati statistici per fare questo punto della situazione, soprattutto in attesa di quelli che saranno un altro indicatore molto importante, sarà questo studio sull'impatto economico globale del turismo di cui parlava molto bene l'onorevole Laura Sabis, che potrà rappresentare un ulteriore indicatore per il futuro per avere il punto della situazione turistica. La statistica per il 2013 parla molto chiaro. Se prendiamo soprattutto i dati da gennaio-ottobre, ovvero gli ultimi dati dell'Ufficio Federale di Statistica, notiamo che il tutto è contraddistinto da un segno più, sono 6,3% in più gli arrivi, circa a livello assoluto 60.000 arrivi in più rispetto al 2012, 4,2% in più i pernottamenti, che significano circa 90.000 pernottamenti in più rispetto al 2012. A prima vista certamente un ottimo risultato, incoraggiante, un risultato che ci rallegra. E complimenti a tutti coloro che hanno lavorato bene e hanno contribuito a questo aumento significativo. Dedicato proprio a questo mercato importantissimo, la Svizzera. Quest'anno tra le principali attività sul mercato svizzero ricordo lo spot TV che abbiamo diffuso in due ondate, primavera e estate, sulle televisioni pubbliche della Svizzera tedesca, nei cinema, sul web, canale molto interessante oggi, che si incentrava proprio sul tema della raggiungibilità con questo slogan che è Eigentlich ins Eichstätt erreichbar. In un certo senso stiamo preparando il terreno in vista dell'apertura di Alt-Transit. Gottardo che non divide, ma che ci lega, tema anche di Zürich Fest, Ticino, cantone ospite a questo importantissimo evento che raccoglie quasi 2 milioni di persone. Presentando dei prodotti che possono essere considerati abbastanza classici, ossia gli stampati. Citava prima il nostro direttore l'importanza della realizzazione di strumenti promozionali che siano effettivamente efficaci, quindi che vadano effettivamente a colpire l'ospite, quindi il nostro utente finale, e quello che sono i suoi interessi. I nostri prospetti si suddividono in prospetti tematici e in prospetti più generici. Quest'anno abbiamo provveduto a fare un importante aggiornamento grazie alla collaborazione degli enti turistici locali e per il 2014 prevediamo di effettuare una ristampa, soprattutto con l'intento di andare a fare quelle piccole modifiche necessarie per gli aggiornamenti, ma soprattutto andare ad integrare anche le foto che siamo riusciti a realizzare quest'anno e che con molta probabilità per le evenienze andremo a realizzare anche nel prossimo anno.